سبز این رهایی، تو فارغ از وفور سایه هایی. Sono piaciute molto le moschee e sono anche molto belle le chiese e sono molto bella anche io tengo. Le cose che non mi sono piaciute, che molte vie sono molto sporche in Iran e poi quando vuoi attraversare l'estate non puoi perché le macchine non si fermano. Le cose che assomigliano all'Italia, le macchine assomigliano all'Italia, le case assomigliano poco all'Italia e poi le moto. Le cose che non assomigliano all'Italia, la scrittura è diversa all'Italia e parlano in lingua diversa e poi hanno dei carretti per trasportare cose e poi hanno strumenti diversi da musica. Sei contento di questo viaggio, Romeo? Sì. Da 1 a 10 quanto? 10. Rocco, mi dici le cose che ti sono piaciute di più, quelle di meno dell'Iran? Quelle che mi sono piaciute di più dell'Iran sono le moschee e i musei. Poi? Le cose che mi piacciono di meno, camminare troppo e la sporcizia. E le cose che sono più simili tra l'Iran e l'Italia? Cose come l'Italia? La città che assomiglia all'Europa è Isfahan e le cose che le assomigliano, negozi e macchine e ristoranti, hotel, case. Quelle più diverse quali sono? Non c'è. Vabbè, te li puoi inventare adesso, anche se non riesci. Le cose più diverse, il bazar, che in Italia non c'è. Poi molti tappeti, sono molto diversi. La cosa che è uguale in Italia è che sono tutti gentili e amichevoli. La cosa che non mi è piaciuta sono le sporcissime nei bazar a Teheran, tante potia della gente quando devi attraversare la strada. La cosa che mi è piaciuta di più sono le moschee, il museo di musica e ovviamente il cibo. Io mi dici quali sono le cose più simili e più diverse rispetto all'Italia? Le cose più simili è il linguaggio, la lingua persiana. La cosa più diversa... In che senso la lingua persiana? Che è simile... Che magari alcune frasi si dice nello stesso modo in italiano, per dire chi è. Noi diciamo chi è, quando uno bussa alla porta, anche qua dicono chi è. La cosa più diversa è la cultura. E hanno una tradizione molto diversa dal Gubbio.